È successo qualcosa di inedito e di unico nella storia repubblicana, ovvero i festeggiamenti per la presentazione della nota di aggiornamento al DEF, che poi è la base per la prossima legge di stabilità. Inedito, non era mai accaduto ed è una vittoria politica per le forze di maggioranza perché dimostrano di essere coerenti con il loro programma, ma potrebbe non essere una buona notizia per il paese e i dati, diciamo, delle borse e dell'aumento dello spread di questa mattina in una certa misura lo dimostrano. Per molti può essere il segnale che finalmente c'è un governo che osa sfidare le banche e i mercati, ma questo comporterà un costo che poi a pagare sarà proprio il popolo, ovvero il destinatario della manovra. Da un punto di vista, diciamo, macro, ciò che è rilevante e di cui forse non si rende conto questo governo è che la decisione di mettere un deficit al 2,4%, quindi triplicato rispetto agli impegni presi, di tenerlo a questo livello per i prossimi 3 anni, anziché ridurlo, ci pone in una condizione anomala rispetto al resto d'Europa. Non c'è solo, diciamo, una incoerenza temporale rispetto agli impegni presi precedentemente, ma quasi una dissonanza cognitiva rispetto all'ambiente che ci circonda, perché tutti i paesi europei, e soprattutto quelli con un alto livello del debito, stanno riducendo il disavanzo strutturale, e hanno la curva del debito pubblico si sta riducendo e si ridurrà molto nei prossimi anni. Sono paesi come il Portogallo, la stessa Francia che ha un deficit al 2,8, ma per una misura una tantum, quello reale già è dell'1,9 e sarà molto ridotto, si dimezzerà nel 2020. 19. Un paese come il Belgio, che aveva storicamente un debito elevato come il nostro, ce l'ha al 100%, la Spagna sta rientrando dalla procedura di infrazione, quindi l'Italia è l'unico paese che si muove in una direzione opposta e quindi è divergente. E questa divergenza economica ci pone anche in una condizione di isolamento politico. Vuol dire che non avremo appoggi politici per sostenere diciamo, le posizioni del nostro governo. Nella crisi del 2011 c'era una divisione tra i paesi del nord e i cosiddetti paesi del sud, i PIGS, i paesi periferici mediterranei, ma quando c'è solo un paese a scegliere questa strada, difficilmente avrà il supporto degli altri. Basti pensare che il Portogallo, che anche è una coalizione di ultra-sinistra, va verso l'azzeramento del deficit e verso il pareggio di bilancio nei prossimi 2 anni. E pensare che le elezioni europee risolveranno questo problema è un po' una pia illusione, perché sperare una riscossa populista e sovranista alle elezioni europee potrebbe peggiorare questa divergenza, nel senso che se a vincere saranno i populisti degli altri paesi, saranno ancora più duri e più rigidi nel concedere flessibilità all'Italia, perché i populisti tedeschi sono più falchi di quelli che ci sono adesso, solo per fare un esempio, ma vale anche per gli altri paesi. Per passare al contenuto della manovra, c'è tanto deficit, ma non per le cose di cui il paese avrebbe bisogno. Doveva essere la manovra del governo del cambiamento, e invece quella del governo del pensionamento, perché fondamentalmente ci sono due grosse voci, che sono la quota 100, che è la controriforma delle pensioni, che darà un'enorme spesa pensionistica per i pensionati del nord, e la pensione di cittadinanza, che farà lo stesso per le pensioni minime che sono prevalentemente nel sud Italia. Oltre questo c'è poco altro, qualche sconto fiscale per le partite IVA, che comunque agevoleranno un po' la pressione fiscale su questa fascia di contribuenti, ma che non ha nulla a che vedere con la flat tax, che è una riforma complessiva del sistema fiscale, forse dovremmo evitare di chiamarla in questo modo. Degli investimenti cosiddetto ad alto moltiplicatore, altissimo moltiplicatore, di cui si è parlato in campagna elettorale, non c'è traccia, e c'è quindi solo maggior deficit, quindi maggior debito sulle spalle del popolo, no? Del popolo italiano, per aumentare la spesa corrente e aumentare appunto la spesa pensionistica. Per un paese ad alto debito, che si indebita ulteriormente per pagare le pensioni, c'è poco da sorridere e c'è poco futuro. Quindi, tra gli sconfitti di questa manovra del cambiamento ci sono poi i soliti, che sono i giovani di questo paese, che per l'ennesima volta vengono emarginati e penalizzati.